Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'Associazione Progetto Firenze sulla condizione in cui versa il carcere di Sollicciano. Ci sono notizie che interessano pochi, specialmente nel periodo delle ferie. Nel carcere di Sollicciano è stata sospesa l'ora d'aria da parecchi giorni, infatti, a causa di un crollo strutturale in uno dei passaggi, sono stati chiusi tutti e 13 i passaggi interni. Donne e uomini ristretti nel carcere fiorentino sono quindi costretti a rimanere al chiuso delle celle per 24 ore anche nel periodo delle ondate di caldo intenso, senza la possibilità di usufruire delle 4 ore d'aria previste dal regolamento. Dopo il crollo, avvenuto qualche giorno fa, e un sopralluogo dei tecnici del PRAP, la direzione a titolo precauzionale ha deciso di chiudere tutti i passaggi, e non solo quello dove è avvenuto il cedimento strutturale. Fonti interne al carcere riferiscono che la situazione sta diventando critica. Il clima, oltre che caldo per motivi meteo, è intriso di irritazione e preoccupazione. Una situazione pericolosa in un'istituzione totale come il carcere, dove sussiste il controllo operato dall'alto sui soggetti membri e qualsiasi alterazione alla difficile vita quotidiana provoca un'inevitabile reazione. A volte imprevedibile. Già i percorsi di rieducazione e risocializzazione sono difficili nel carcere fiorentino, ma è certo che l'ulteriore aggravamento delle sue condizioni strutturali non aiuta né i detenuti, né la direzione, né il corpo della polizia penitenziaria né gli operatori. Progetto Firenze ritiene necessario lanciare un forte allarme e chiedere alle autorità competenti di risolvere con urgenza il problema, ripristinando velocemente la normale procedura di accesso all'ora d'aria nei passaggi. Il carcere è parte della città, e come tale deve essere considerato da tutti, cittadini e autorità competenti. Il carcere, per uscire dal ghetto in cui si trova, deve essere vissuto insieme. Massimo Lensi, Associazione Progetto Firenze.